Bene, siamo qui con il preside Paolo Pendenza di un istituto di Rovereto e vogliamo chiedere a Pendenza innanzitutto qual è la particolarità nella vostra provincia rispetto al resto d'Italia. Beh, in Trentino negli ultimi decenni si è investito molto sull'edilizia scolastica, per cui un punto assolutamente positivo delle nostre scuole è che ci sono edifici di qualità anche nei piccoli paesi, un po' in tutta la provincia. Sicuramente la parte dell'edilizia, ma a livello didattico? A livello didattico anche si è investito, l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni e mezzo con la pandemia, per cui gli studenti trentini hanno raggiunto livelli di apprendimento un po' migliori rispetto a tutte le altre province italiane. Allora, a Rovereto e in provincia avete una gestione delle supplenze un po' particolare, ce la racconta? Questo è molto interessante, questa è una riforma recentissima fatta proprio dalla giunta provinciale, secondo la quale un supplente che viene assunto regolarmente può essere mantenuto nello stesso posto, quindi nella stessa scuola, per altri 2 anni, se chiaramente il docente è un docente di qualità, senza che il dirigente scolastico debba da capo riscorrere la graduatoria. L'unico vincolo è che il posto rimanga libero. Assolutamente sì. E questo che benefici comporta? Beh, prima di tutto continuità didattica e poi permette a un docente anche a tempo determinato di portare avanti dei progetti all'interno della scuola. Voi come provincia credo che abbiate anche delle risorse maggiori rispetto alle altre a livello nazionale. Come investite queste risorse? Ma vengono investite ad esempio con delle ore in più che tutti i docenti hanno e mettono a disposizione per corsi di recupero, sportelli e attività. Quindi un'offerta formativa maggiorata, sovvenzionata a livello territoriale? Sì, dalla provincia, ecco, è proprio previsto dal contratto. E quindi mediamente lo stipendio è un po' più alto rispetto agli altri territori? Sì, è un pochino più alto lo stipendio dei docenti trentini. Ok, e invece a livello di carriera so che voi siete promotori di un progetto, ce lo può raccontare? Sì, allora partiamo dicendo che l'Italia è uno dei pochissimi paesi a livello europeo in cui non esiste carriera docenti. La provincia di Trento, con una commissione recentemente, ha realizzato una proposta di legge che adesso verrà discussa ai prossimi mesi dal Consiglio Provinciale per introdurre una carriera dei docenti, una carriera che si basa su 3 gradini, 3 livelli, quindi il docente di ruolo base, poi quello esperto e poi quello con ancora più esperienza. A ogni passaggio di livello, che dovrebbe avvenire tramite un concorso, quindi tramite la valutazione di esperienze, competenze, c'è un riconoscimento sia giuridico formale e sia di stipendio. Chi è che stabilisce se il docente merita di passare di ruolo? Allora, il meccanismo deve essere ancora definito, ma l'idea è che ci sia una commissione a livello provinciale, una sorta di concorso, cioè dovrebbe essere una sorta di concorso in modo da stabilire nel modo più imparziale possibile, ecco, questi passaggi. Bene, ringraziamo Paolo Pendenza che è in servizio presso Rovereto. Grazie a voi.